La tendenza al calo del greggio venezuelano pare inarrestabile. Anche questa settimana, nonostante sia stato di soli 5 centesimi di dollaro, il petrolio venezuelano ha registrato una riduzione del suo valore. In effetti il prezzo medio è stato di 37,34 dollari il barile, molto al di sotto dei 44 dollari dello scorso anno. Il Ministero del Petrolio attribuisce il fenomeno all'eccesso dell'offerta e alla buona salute del dollaro. Nonostante l'ottimismo manifestato dal Presidente della Repubblica, Nicolás Maduro, non è scontato che l'Organizzazione dei Paesi Produttori di Petrolio possa raggiungere un accordo. I membri dell'OPEC, dopo l'intesa in Algeria, hanno rimandato ogni decisione alla conferenza dell'organismo fissata per il 30 novembre. Cresce quindi l'attesa per le decisioni dell'OPEC, che dovrebbe confermare il taglio della produzione. Se così fosse, stando all'Agenzia Internazionale dell'Energia, si dovrebbe assistere a un progressivo incremento del prezzo del barile di greggio, che potrebbe raggiungere i 60 dollari il barile. Un eventuale naufragio degli accordi renderebbe la situazione del Venezuela, la cui economia dipende in un 95% dal petrolio, ancora più precaria, complessa e difficile.